Chi ci sta ascoltando via Spotify, vedo la barra qui in cima, c'è gente che starà facendo un incidente mentre... Benvenuti tutti alla prima puntata del podcast, non si sa se è la prima o no perché continuiamo a cambiare le cose. Allora, siamo qui riuniti, io e il mio compare John. Ciao. E beh, John, introduci te l'ospite di questa sera. L'ospite di questa sera è... Che forse è pranzo, ma va bene? Sì, vabbè, l'ospite di oggi, giusto. È Giacomo di Entropy for Life. Ciao a tutti, ciao a voi due e a tutti. E a tutti. Quindi, ma prima c'è il momento fondamentale della scelta, sì, tazze. Prima capiamo psicologicamente che tipo di persona è. Giacomo, hai davanti a te tre tazze. Oh no. Di queste tre tazze ne dovrei scegliere una. Cioè, quindi una con tipo il leone di... Allora, praticamente due hanno acqua e la terza è veleno, devi scegliere quella. Vabbè, ma... diciamo che scelgo quella con gli alieni. Devi anche... Okay. Attenzione, bisogna anche motivare la scelta. E tu sì. Sei fortunato che sono solo tre, perché tra un po' saranno molte di più. Oh, ok. C'è un alieno, a me piacciono gli alieni. Cioè, da bambino ero terrorizzato agli alieni. Adesso mi piace... pensare adesso che li hai conosciuti. Va bene, poi manderemo tutto questo degli specialisti per capire chi sei. A tal proposito volevo aggiungere una cosa: le tazze oggi sono tre, noi abbiamo bisogno di supporto per questo canale, come tutte le persone che fanno le cose pro bono abbiamo bisogno di supporto, solo che noi non chiediamo soldi, chiediamo tazze. Noi vorremmo essere popolati da tazze, perché sarebbe bellissimo piano piano più avanti trovarci delle persone che devono scegliere tra 50 o 60 tazze, allora lì diventa molto più scientifica la scelta psicologica e anche quindi l'outcome di quello che viene scelto. Quindi, per chi ci sta guardando e non per chi ci sta ascoltando, qui sotto potete vedere l'indirizzo a cui spedire le tazze. Per chi ci sta ascoltando è via Noventana 192, 90 Padovana, Padova. Mandate pure tutto a Just Mick. Mi raccomando, mandate una tazza che sia competitiva con la mia, perché finché non arriverà una tazza sufficientemente figa io continuerò a bere dalla cacchina. Io non parlerò, basta per così. Il cap qual è? 35027, grazie mille, grazie. Okay. Giusto. Detto ciò, torniamo alla parte presentazione. Quindi, Giacomo, Vamo! Ok. Ufficialmente è partita la roba degli atti, perfetto, grazie. Sono sempre più veloci con la sigla. Sì, sempre più veloci perché ci dicono di essere veloci, quindi immediati. Comunque, Giacomo, allora, tu sei biologo evoluzionista, sì. Stai lavorando come divulgatore scientifico. Lascia che lo dica lui, no? Che cosa fa? Presentati tu. No, io parlo su YouTube, per lo più, e su Instagram, di evoluzione, biologia a vari livelli, facendo dei video ogni settimana praticamente, e faccio tutto quello che più o meno mi compete, quindi dall'evoluzione umana a qualsiasi argomento che sia implichi la biologia in qualche forma. E lo fa con capelli o senza? Dipende, adesso senza, poi a periodi con. Poi crescono. Sì, diciamo che sono un po' un pazzo furioso ultimamente. Ascolta Giacomo, io vorrei cominciare con un tema che si lega al nome del tuo canale, che è Entropy for Life. Certo. Entropia, che cos'è? E domanda da parte mia, che sono un ossessivo compulsivo, in che modo poi l'entropia nel tuo caso si va a declinare nella vita di tutti i giorni? Cioè, allora, diciamo che entropia, quindi entropy, è un termine complessissimo e che ha un sacco di significati, che purtroppo viene anche usato magari troppo anche nell'immaginario collettivo, con delle eccezioni sbagliate. Detto questo, entropia in fisica significa tantissime cose, è anche un termine abbastanza abusato, ha varie accezioni, c'è un'accezione più scientifica, più fisica, che è la, diciamo, una funzione che misura, diciamo, il disordine di un sistema, anche se così è una semplificazione molto grande, nel senso che si dovrebbe entrare in termini probabilistici, matematici, e quindi diventerebbe la misura dei microstati possibili di un sistema, però diventa davvero un concetto molto molto complesso. Diciamo, nell'immaginario collettivo ormai viene usato quasi come un sinonimo di disordine, anche se non è del tutto giusto, e nulla, è un termine molto bello perché è legato alla seconda legge della termodinamica, che secondo me è una legge bella, è una legge dura, una legge sexy. Sì, però è cattiva, perché alla fine ci dice che tutto va verso uno stato di massimo disordine continuo, l'universo finirà probabilmente malissimo. Come casa mia. Sto pensando a camera mia, infatti. E che comunque la vita, perché alla fine la vita non è altro che una lotta contro un aumento continuo dell'entropia, e noi dobbiamo consumare grandissime quantità di energia per tenere ordine dentro noi stessi
e questo è un po' uno dei meccanismi principali della vita ed è in parte affascinante, in parte fa capire anche un po' l'approccio. Poi ci sono vari sottotesti, nel senso che mi piaceva mettere un termine fisico nel mio canale, perché comunque a me, io sono molto appassionato anche di vari ambiti scientifici oltre a quello biologico, e quindi mischiare ogni tanto è una cosa che mi piace parecchio. Ok, io a proposito di combattere contro il caos, io ho un tema abbastanza attuale che volevo mettere subito sul piatto, proprio per rendere tutto molto difficile anche su come pubblicazioni eccetera, esatto, perché sarà un casino. Allora partiamo dal fatto che oggi è giovedì, giusto? Giovedì, oggi è giovedì. Giorno? Giovedì 23. Wow. Ok, siamo a giovedì 23 e parliamo, e sto per fare una domanda sul coronavirus. Sì. Dico che è giovedì 23 perché qua ogni giorno, cioè, non sappiamo ancora bene, e quindi chissà, cioè, questo episodio uscirà fra una settimana, quindi chi lo sa cosa succede nel frattempo, quindi perdonateci. Potrebbe essere magari, un episodio postumo. Facciamo perdonateci a priori, punto. Sì, tenete conto di questa cosa, perché se anche solo esce fra 3 giorni questo video, fra 4, 5, 7, può succedere di tutto, perché 7 giorni fa non si sapeva praticamente nulla di quello che si sa adesso. Quindi facciamo tipo come se fosse uno storico. Ad oggi che cosa sta succedendo con questo virus? In realtà ad oggi noi sappiamo che c'è questo virus, che è un coronavirus, che preoccupa un po' il mondo per il semplice fatto che è parente, letteralmente è molto simile, molto imparentato ad un paio di virus che negli ultimi 20 anni ci hanno parecchio preoccupato: la SARS e il MERS. Ora, è un gruppo di virus che hanno una mortalità di solito molto alta, nel senso che la SARS aveva una mortalità del 10%, il MERS intorno al 30%, ma soprattutto sono malattie respiratorie con una capacità, almeno di diffusione, molto grande. La SARS soprattutto era un virus molto particolare perché riusciva a infettare tantissime persone in un colpo solo. Mi spiace che fosse una percentuale di una persona capace di infettarne 90, può essere una cosa allucinante. Sì, ci sono stati casi in cui persone apportate all'ospedale perché stavano male hanno infettato praticamente quasi tutto l'ospedale, cioè da soli magari hanno infettato decine di pazienti, medici o anche parenti propri. Mm-hmm. E quindi sì, il caso più eclatante è stato un uomo che ha infettato probabilmente una 90 di persone, che è assurdo, pensate a che potenzialità di diffusione ha questa cosa. A parte che è davvero, bisogna vedere, tipo, i dati di oggi sono diversi dai dati di ieri e bisogna capire anche quanto siano giusti, perché qua c'è il vero problema del conteggio, esatto, sì, degli infetti, perché il conteggio dei morti è abbastanza facile da prevedere, ok? Il conteggio degli infetti per ora è davvero difficile da stimare, perché conti infetti tutti quelli che hai letteralmente preso, cioè sai già che sono infetti, oppure conti anche quelli che potrebbero essere a casa adesso con la febbre ma non sai ancora se sono infetti. Ci sono delle stime che fatti con dei modelli che dicono, in base al numero di persone che hanno preso l'aereo a Wuhan, che è la città in cui è nata, in cui probabilmente c'è stato il passaggio di specie, no, di questa malattia, in base a quel numero di persone che da lì hanno preso l'aereo, si stima che il numero di persone dovrebbe essere molto di più di quelle che sono le persone effettivamente detected. Le stime sono, di nuovo, variano. La stima più fatta ancora 4-5 giorni fa diceva 1700 persone potenzialmente infettate, probabilmente infettate, per spiegare il fatto che tot persone abbiano preso l'aereo, anche se adesso la stima è già sopra i 3-4 mila. Ma infatti qua c'è anche il problema di sapere, anche perché diciamo che non è in una zona dove le informazioni vagano libere in maniera molto semplice, anzi io stamattina ho fatto un incontro con un cliente che, giuro, questo non è uno scherzo, si è appena comprato 100 mascherine per sicurezza, perché dice non si ha la minima idea di cosa succede. Allora, senza mettere ansia e preoccupazione a nessuno, però ognuno gestisce questa cosa un po' come vuole, ed è vero che nel momento in cui si mette l'incognita di non sapere quali siano le vere informazioni che arrivano dalla Cina, ovviamente questo crea una variabile per cui diventa più difficile accettare e capire come muoversi. Certo. E la mia domanda su questo è: ma al di là dell'aspetto politico, quanto ad oggi la scienza, dal punto di vista dei dati, riesce comunque a essere sopra questi aspetti, o quanto la politica riesce comunque a proteggere, mascherare o rivedere dei dati? Cioè, la comunità scientifica, certo, ha dei mezzi che comunque vanno o super partes sulla politica o no? Ah, questa è una domanda del secolo, nel senso. A parte che, giusto per precisare, ad oggi, a livello di tipo io, individuo europeo, non so quanto abbia davvero senso preoccuparsi effettivamente del virus, nel senso che noi abbiamo già avuto il caso della SARS che è stata bloccata, e ora abbiamo più mezzi, più conoscenze, quindi le probabilità che possa essere bloccata
sono più alte, almeno teoricamente, a meno che questo virus non sia particolarmente più volatile, più in grado di infettare la SARS, io starei intanto tranquillo, anche perché è pericoloso anche generare troppi pericoli. Quindi il fatto che io 2 sere fa sia stato a mangiare al ristorante cinese dopo aver letto un articolo sul coronavirus e uno sulla peste suina della carne di importazione non deve preoccuparmi. No, no, non preoccuparti, anche perché per ora il passaggio, quello che dovrebbe davvero preoccupare per ora, è che qualcuno banalmente possa arrivare dall'aeroporto. Però in questo momento più o meno tutti gli aeroporti, anche in Europa, che hanno voli che vengono dalla Cina, hanno per esempio dei sensori per vedere la temperatura corporea, per capire chi ha la febbre. Cioè, me lo ricordo anche con la SARS, questa in Australia dove vivevo, c'era proprio questo aspetto qua. Che in Australia nel periodo della SARS? Eh sì, 2003. Che figata. Non tanto. Sì, infatti, ti posso assicurare che in Australia A me hanno raccontato storie pazzesche, cioè il terrore nei confronti delle persone asiatiche in Australia, perché era terrorizzante. Vero, come cosa. Perché Sydney era... c'è una comunità asiatica altissima, quindi effettivamente non era facilissimo. Comunque, insomma, se del prossimo podcast, se lo faccio da solo, c'è un perché. senza volerti, sai. Grazie. Diciamo che l'umanità si sta affrontando questo problema, che è quello delle pandemie, che è fondamentale, perché siamo sempre di più, interagiamo sempre di più, e quindi è importante allenarsi, e questi casi sono allenamenti. Speriamo di essere sempre all'altezza del virus che fronteggiamo. Adesso c'è questo, che non ha ancora un nome, questo è interessante, nel senso che mentre la SARS, il MERS, adesso noi lo chiamiamo un nuovo coronavirus. Il John. Però speriamo bene, anche perché non è detto che... Cioè, quello che preoccupa tanti, anche a livello di pandemia, non è tanto un virus di questo tipo, ma una nuova influenza, che di nuovo potrebbe essere quello il grosso problema. Comunque, a livello politico, in questo momento c'è un problema enorme, che è che non si capisce quanto ci si possa fidare effettivamente della Cina e del governo cinese. Nel senso che il momento in cui sono stati annunciati, il momento in cui proprio si è detto ragazzi, adesso inizia a essere davvero un problema questa malattia, è stato 3 o 4 giorni fa. Che i casi sono passati da 41 a 220 in un colpo solo, e lì c'è stata la conferma circa che c'è stata la trasmissione uomo a uomo. E poi c'è un problema economico sociale enorme, paradossalmente, è che questa cosa sta succedendo esattamente una settimana prima rispetto al capodanno cinese, che è una cosa che per noi è inconcepibile. Cioè, nel senso, la Cina ha avuto un'espansione proprio a livello economico, a livello politico, interna, enorme. Ci sono tantissime persone che non vivono e non lavorano nel posto in cui sono nate, e questa cosa è pazzesca, perché si parla di una delle più grandi migrazioni interne a un paese, che però, capiamoci, è praticamente un mezzo continente, e lì succede di tutto. Cioè, come immaginate da noi, feste gigantesche, cenoni, quindi... due cose. C'è una questione demografica, che è facile trasmettere il virus, ma c'è una questione economica. Cioè, pensate al Natale da noi quanto è importante economicamente. C'è anche la paura che il governo cinese non stia diffondendo i dati anche per motivi economici, perché non vuole bloccare il nostro, tipo il nostro pseudo Natale, ma pensate più grande di come sarebbe il Natale da noi. Però in realtà adesso è bloccato, nel senso che ieri è stato messo, no, oggi è arrivata la notizia che Wuhan è bloccato. Cioè, oggi è giovedì. Sì, ma infatti, allora, io lo ripeto solo perché voglio essere veramente sincero su questo. Ne parlavamo prima di iniziare il podcast. Se parliamo di questa cosa qua, stiamo attenti, perché insomma, anche una battuta che oggi può essere messa così, può essere accettata, leggera, perché ad oggi è questo il sentiment che abbiamo verso questa cosa, fra una settimana può essere vista come una cosa bruttissima. Quindi le abbiamo limitate, penso che siamo stati, insomma... Va bene. Esatto. Comunque, ad oggi c'è da stare relativamente tranquilli, però la pandemia in generale come problema è una cosa da tenere sempre in considerazione. Anche perché l'ultima pandemia nota è stata la spagnola, e quindi parliamo, cioè l'ultima pandemia veramente seria che abbiamo dovuto affrontare. Se ti intendi proprio per trasmissione aerea, sì, quella è stata quella devastante. La spagnola ha ucciso più delle persone della prima e seconda guerra mondiale messe insieme. Sì, io ricordo, cioè qualcosa di una cifra fuori di testa. Più di 50 milioni di persone, poi la stima varia da 50 a 100 milioni, però la popolazione umana era un quarto di quella attuale. Certo, chiaro. Okay? Ma soprattutto l'altro aspetto
È che in realtà ci sarebbe stata un'altra pandemia, solo che non viene contata come tale. AIDS. Sì, esatto. L'HIV. L'HIV, il virus dell'HIV ha infettato comunque milioni di persone, solo che ovviamente non essendo aerea non ha quella percezione che potrebbe avere la SARS o il nuovo coronavirus. C'è una cosa che diciamo più leggera in termini di ricaduta, visto che non parliamo di pandemia, e che tra l'altro credo sia stato il motivo che vi ha fatti conoscere, il tema dell'epigenetica. Un tema che Mick ha trattato in uno dei suoi, scusami, Just ha trattato in uno dei suoi episodi e sul quale è diventato il gancio da parte certo. tua per avviare un confronto, una discussione. Credo. Sì, beh, per me è bello il collegamento perché si tratta sempre di che informazioni girano, no? E Giacomo giustamente mi ha detto, piano, quando parli di epigenetica ci sono delle cose, delle correzioni da fare. Quindi io, oltre che dire guardatevi l'episodio così poi capite meglio di che cosa stiamo per parlare, lascio a te la palla, Giacomo, su fare una chiarezza certo. su una mia, come si può dire, un mio essere stato leggero su un punto dell'episodio. Quindi. Sì, questo è un aspetto interessante e anzi ne approfitto anche per farti, cioè, i complimenti. È stucchevole. No, gliene fanno già abbastanza. No, è stucchevole. No, nel senso che facciamo 5 minuti di complimenti. Ce l'abbiamo. No, nel senso che è stato molto bello. Non so se ti ricordi. Siamo incontrati una sera a Padova, io e te. E la prima cosa che ti ho detto, cioè, ci siamo incontrati quasi a caso. La sì. prima cosa che ti ho detto è: tu hai fatto un video sull'epigenetica che tipo è esagerato. Sì, e ovviamente uno ti aspetti che la reazione sia tipo, cioè, sì, vattene. Sì. In realtà, no. In realtà, mi ricordo che tu mi hai detto: ah, sì, ok, lo so, è stato un po' un ambito in cui sono un po' uscito dal mio. Sì. E anzi, dai, no, spiegami quali sono gli aspetti che ho esagerato, perché così poi ne parliamo insieme, anzi magari facciamo un video in cui spieghiamo, quindi sono qua. Eccoci qua. Esatto, sono qua anche per questo. E sì, perché l'epigenetica è una cosa importantissima, davvero, è una delle innovazioni in quella che è l'evoluzione e la biologia in questo momento, però viene ampiamente esagerata come se fosse davvero più rivoluzionaria di quello che è effettivamente. Perché che cos'è l'epigenetica? È un insieme, l'epigenetica poi che è un termine enorme, significa è un insieme di meccanismi molecolari che operano su come vengono praticamente espressi i nostri geni e che forse, o anzi in piccola parte, possono essere anche trasmessi. Ora, sono due cose un po' diverse, nel senso che sarebbe meglio parlare di epigenetica come meccanismi epigenetici e di epigenetica transgenerazionale, quindi che può passare da una generazione all'altra. Okay. Per capirci, giusto per entrare proprio nello specifico, tutte le cellule del mio corpo, come dicevi tu nel tuo video, hanno lo stesso genoma, ma sono tutte diverse. O soprattutto alcuni gruppi di cellule sono completamente diversi da altri. Questo perché la differente espressione fa in modo che si comportino in modo diverso, che esprimano geni diversi. Oppure sì. banalmente due gemelli omozigoti, pur essendo geneticamente identici, possono essere diversi. Sì. E questo perché loro possono in un certo senso agire sul proprio genoma facendo esprimere più o meno altri geni. Come si fa? Lo sappiamo benissimo tutti quanti, mangiando diversamente, facendo più o meno sport, assumendo più o meno sostanze, sono meccanismi che più o meno già sono intuitivi. Dopodiché negli ultimi 20-30 anni abbiamo iniziato a studiarli proprio in modo molto 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 specifico, e quindi ci sono meccanismi tipo di metilazione, però davvero entriamo davvero molto nel complesso, quindi ci sono delle molecole che piazzano delle piccole molecoline su alcune parti del DNA in modo che la porzione lei venga più o meno letta. Sì. Oppure il DNA è avvolto su delle molecole e si può fare in modo che venga più o meno srotolato sì. in certe aree. E questo può comportare, è uno dei vari meccanismi che comporta differenze abissali tra cellule diverse o anche tra individui diversi. Questa è una cosa che più o meno si sa. Ed è una figata. E qua già ci colleghiamo a un fatto, cioè non serve l'epigenetica per dire che noi siamo padroni di noi stessi, del nostro destino. Questo indipendentemente dal fatto che esista o no l'epigenetica. Sì. E questa è una cosa importante, perché sennò sembra che la genetica da sola non contribuisca. No, cioè, c'è già questa cosa del senza l'epigenetica, c'è già. La cosa davvero interessante che c'è su questo aspetto è che negli ultimi decenni sono uscite piccole evidenze del fatto che alcune di queste modificazioni si possono trasmettere ai propri figli. Ok? E questa cosa, appunto, ha avuto un clamore mediatico enorme, che però a volte viene esagerato. Viene esagerato per alcuni aspetti. Intanto le evidenze che abbiamo sono abbastanza poche.
abbiamo qualcuna che alcune piccole caratteristiche si possono modificare, vero, ma sono ancora poche. Negli animali, negli esseri umani sono qualche una decina o poco più, poi dipende anche a che livello, nel senso che per far capire, questo è il punto, diciamo, del video da andare a rivedere, se potessi rifare il video, perché poi il problema YouTube è che non puoi andare ad editare un video che è messo online, puoi solo fare qualcosa come quello che stiamo facendo oggi per spiegare. Sì, e questo è un aspetto fondamentale, perché va benissimo, io sono figlio, io determino il mio destino, posso determinare anche il destino dei miei eventuali discendenti, però per ora non ci sono tantissime evidenze che, per esempio, un mio stato emozionale possa effettivamente poi creare chissà quali modificazioni in mio figlio. Paradossalmente questa cosa nelle piante c'è molto di più. Ok, questa è una cosa molto molto interessante. Nelle piante, alcune modificazioni che possono avere le piante è più facile che vengano trasmesse ai figli. Questa cosa è molto importante dal punto di vista evolutivo, perché implica che ci sono dei meccanismi in cui alcune caratteristiche fenotipiche, si dice, possono essere appena appena trasmesse, però negli animali è una cosa abbastanza blanda, ma spesso non è coerente, perché questo è l'aspetto principale. Faccio un esempio con le piante, che è lampante. Le piante in un periodo freddo o di siccità tendono ad aumentare i meccanismi epigenetici, quindi tendono a, per esempio, a variare di più, gli individui sono magari più differenti, ma non è che la risposta è per forza coerente, cioè non è che per forza questo implica che quelle piante si adattano meglio all'ambiente siccitoso oppure troppo freddo, però il fatto di aumentare la variabilità può aiutare eventualmente, okay, con un meccanismo abbastanza darwiniano, ok? Quindi questo è l'aspetto principale. Quindi non stiamo parlando assolutamente di neolamarchismo, questo è l'altro problema, sì, cioè non è che la vecchia storia della giraffa che tenta di allungare il collo per riuscire ad arrivare alle piante, quindi trasmette la mutazione, cioè la mutazione, la caratteristica ai figli, è ancora valida come non corretta. Esatto, anche perché che ne sa la giraffa? Cioè, è questo il problema del lamarchismo. Cioè, che ne sa la giraffa che allungare il collo è meglio di non allungarlo? Ok, magari è meglio magari è meglio avere una modificazione diversa, perché avere il collo troppo lungo ti dà qualche problema. Magari nei combattimenti, magari sì, ti fa. Sì, capito. Quindi sì, che ne sa selfie. Che ne sa la giraffa? E questo è un aspetto fondamentale. Il lamarchismo o il neolamarchismo implica che ci sia quasi una conoscenza superiore del che cosa sia meglio per ogni individuo, e quindi io tendo a una certa caratteristica perché questo mi dovrebbe dare dei vantaggi. No, è la selezione naturale che poi seleziona a quasi in modo a volte imprevedibile. Noi non siamo quindi da questo punto di vista tanto legati nel fatto che alcune modificazioni possano essere trasmesse ai figli, però sono poche le evidenze che abbiamo, perché quando noi ci riproduciamo c'è un momento in cui tutte le modificazioni epigenetiche, o la maggior parte, la quasi totalità, vengono resettate. Qualcuna scappa, ma spesso la risposta non è coerente, non è che se io mangio meno allora mio figlio sarà più magro, però cioè, e questo è un altro aspetto importante, noi come individui comunque facciamo delle scelte che hanno che ricadono in modo fondamentale sui nostri figli. Sì. Molto di più se li facciamo durante la gravidanza, poco prima della gravidanza, e molto più durante la crescita del figlio. Cioè, di cosa stiamo parlando? Io mi devo pensare a che stato d'animo avrò adesso che determinerà mio figlio, oppure quando poi durante la gravidanza, se bevo dell'alcol, posso determinare delle patologie, oppure fumare, oppure altri comportamenti che sono fattori di rischio possono essere davvero problematici, ma non per motivi epigenetici, a volte anche proprio per motivi genetici, perché portano delle modificazioni, delle mutazioni problematiche che sono gravi, cioè. Il messaggio il messaggio importante qua è il fatto che, indipendentemente dall'epigenetica o la genetica, noi condizioniamo molto quello che poi accade sia noi stessi che ai figli. L'epigenetica ha ad oggi, soprattutto, ma anche a seconda di quello che stiamo vedendo, una rilevanza molto minore rispetto a quello che è la genetica, e indipendentemente da chi ha rilevanza e chi no, di fatto portiamoci a casa il fatto che abbiamo, sì, siamo padroni del nostro destino e anche in parte di quelli dei nostri figli, a seconda delle scelte che facciamo, punto. Per non parlare delle scelte culturali, cioè dove iscriverò mio figlio, cosa gli farò mangiare nei primi anni di vita, avrà un ordine di grandezza e di importanza sulla sua storia che è infinito. Se io lo iscrivo agli scout oppure no, se gli faccio fare una scuola piuttosto che un'altra, avrà su di lui un effetto, io avrò una responsabilità su quelle scelte che sono molto più grandi di se ho mangiato una banana 20 anni fa o no. Soprattutto se mi iscrivo agli scout. Sì,
No, chiedevo, giusto per sapere. Sì, sì. Ma quanto stalker sei? Tantissimo. Che è un ex scout. L'ho capito dal taglio di capelli. Ma no, non funziona così. No, invece la selezione naturale. Ascolta, invece cioè, parlando ex scout, io sono ancora scout adulto però. Scout adulto. Sì, ho fatto pensavo che finisse ad un certo punto. No, ho fatto il capo scout, poi puoi rimanere ancora associato a varie associazioni, però va bene. Dico sei il presidente scout Italia. No, no, quello non ancora. non ancora. No, invece sempre a livello di questioni a questo punto non più di epigenetica, ma di intervento, c'è un altro tema del quale stavamo parlando prima che secondo me potresti... Cioè tu stai anticipando quello che io devo dire per ricordare a me quello che devo dire. Sì, esatto. Si chiama link questa cosa. Si chiama assist. Introduzione all'introduzione, assist ovvio, quello che poi gli altri ti prendono e non funziona più, no? Sì, allora, il concetto dell'editing genetico. Sì. Ok, allora oramai c'ha i suoi mesi, diciamo, però è uscito questo documentario su Netflix che si chiama Natural Selection, se non sbaglio, sì, e, dove insomma si spiega un po' l'editing genetico e c'è un punto dove c'è un matto che fa una cosa con due rane, sì. Ok, allora se vuoi solo descriverlo, perché io tengo questo argomento qua solo per far capire quanto ci si può fare fregare dai modi di comunicare le cose e quanto assurdo fosse quella situazione lì. Insomma, vai pure tu. Certo, così. Tutto spiegando nato, magari sì, anche sì, com'è. Tutto che è nato perché Netflix ultimamente sta facendo dei documentari. Tra parentesi, ieri ha fatto uscire un documentario sulle pandemie che si chiama Pandemic. Ma guarda e caso. Io dico, dannazione, cioè siete dei malati, però scusate, Netflix Italia in realtà è una cosa ingegnerata a livello commerciale, ma non importa. Vi prego, inseriteci. Siete dei malati, ma inseriteci su Netflix. Ma non dovevo dirla questa cosa, tagliatela. No, prego. No, la teniamo e come. Before Life non sarà mai su Netflix. No, io potete trovare su TVA. Italia 7. A me piace Netflix, davvero, lo guardo, apprezzo anche molte serie originali, davvero. Davvero? Lo faccio siamo tutti d'accordo. Tipo Sex Education è molto bella. Bellissimo. Cioè stiamo facendo pubblicità a Netflix, esatto, per recuperare. Via. Ma poi hanno fatto A Natural Selection, che è un documentario. Cioè, un peccato. Nel senso che il tema dell'editing genetico, soprattutto se riguarda gli esseri umani, ma non solo, è uno dei temi del XXI secolo. Cioè, noi ormai abbiamo la capacità di modificare i genomi. E lo sappiamo, ormai gli OGM sono questo. Ma ormai iniziamo ad avere delle tecnologie, in particolare CRISPR, tutte le varie tecnologie CRISPR, per farlo in modo sempre meno costoso, sempre più efficace, sempre di più. Poi siamo ancora a livello che è meglio non farlo sugli esseri umani, ok? Perché non siamo ancora certi di avere una precisione enorme, ok? Quella di cui ci si fida, no, per fare le cose sugli esseri umani. Però è un tema perché si aprono delle questioni etiche e della medicina fondamentali. Quindi... Non è di marzo, mi sembra primavera 2019, quella moratoria che è stata richiesta alla comunità scientifica, sì, per bloccare per 5 anni, sì, no, le sperimentazioni. Un tizio ha modificato geneticamente 3 bambini a novembre l'anno scorso, a caso, facendo delle cose male. Se volete recuperare su questo, ci ho fatto dei video, perché lì l'ha fatto proprio male, seguendo dei metodi troppo è troppo presto ancora per fare le robe fatte bene. E questa cosa ha giustamente indisposto sia la comunità scientifica che poi l'opinione pubblica, perché se uno scienziato a caso, per i cavoli suoi, fa le robe male, poi sta cosa ha una risonanza grossa. E questo è un problema, cioè, nel senso, è stata fatta la moratoria, si è chiesto, in realtà poi non è stata, cioè è ancora lì il discorso, però sarebbe auspicabile che per qualche anno non si faccia nulla finché non abbiamo certezza che le cose funzionino. Però è indubbio che comunque sarà il tema, è già il tema, nel senso che modificazioni sugli esseri umani si faranno prima o poi, ed è giusto secondo me, perché comunque può essere un modo efficace per combattere alcune malattie. Ma poi pensiamo agli animali, le piante. CRISPR ci dà la possibilità di fare cose davvero molto importanti, tipo il gene drive, che secondo me, questa opinione personale, è una tecnica che verrà utilizzata, spero, per aiutare a estinguere alcune specie in magari certi luoghi. Quindi magari, che ne so, i topi in certe isole sono dei problemi enormi, perché estinguono tutte le specie di uccelli dell'isola perché mangiano le uova. Io posso prendere un individuo maschio che fa in modo che nascano solo individui maschi
e nel giro di qualche generazione, che nel caso di topi è pochissimo, estinguere l'intera specie nell'isola. Poi in realtà i topi non si estinguono perché ci sono in altre isole, ci sono nel continente e così via, però è potrebbe essere uno dei modi meravigliosi per salvaguardare gli animali. Non violento soprattutto, perché non vai a intervenire con uccisioni o altre. Infatti diciamo che c'è comunque un problema etico, cioè qua si potrebbe andare avanti giorni a parlarne, perché è vero che non facciamo nulla di male alle vite esistenti, diciamo, però scegliamo e condizioniamo in qualche modo la prole di queste. Poi, però in realtà l'abbiamo già fatto, noi abbiamo già determinato la storia di quell'isola nel momento in cui abbiamo introdotto i ratti o i topi. Quindi a quel punto discorsi etici di questo tipo ci stanno, ma allora dovevamo chiederci, cioè, se semplicemente tornando indietro e facendo in modo di salvaguardare un sacco di specie. No, ma è come dici te, bisogna essere pronti, perché poi insomma l'esempio dell'Australia che per correggere continua a fare sempre più danni, ed è mi dicevi una volta che è famosa per fare danni da questo punto di vista, lì so che molte persone si possono chiedere sì, ok, però con questa scusa andiamo di nuovo a fare qualcosa e poi magari succede qualcos'altro. Certo. Il punto sta proprio nell'analizzare bene, capire bene come muoversi, darci il tempo di comprendere bene come agire, e dopodiché una volta per tutte diciamo andare a risolvere in certi punti specifici una situazione che è drastica. E qua arriviamo al punto, cioè dici comprendere bene, analizzare, ragionare. Purtroppo in questo documentario, pseudo documentario su Netflix, invece veniva troppo esagerato tutto quanto. Cioè tutto veniva venduto come una contrapposizione tra Big Pharma e tizi indipendenti che si automodificavano geneticamente i muscoli, ok? Perché la contrapposizione era questa, e facendo tipo come se tu ti dovessi schierare, no? Mettiti da una parte o dall'altra, quando in realtà ovviamente un approccio migliore c'è sicuramente all'interno della comunità scientifica. Oppure cose un po' più particolari, quindi questo tizio che prova a convincerci che lui riesce effettivamente a modificare geneticamente una rana, mostrandoci due rane, una che lui ha editato e una non editata, le prende, le pesa sulla bilancia e dice ah guardate pesano 2 grammi di differenza, cioè, con un solo campione, cioè due soli campioni, quindi irrilevante da un punto di vista scientifico. Esatto, cioè quella è una cosa molto impattante nell'immaginario, se uno lo guarda e non sa come funziona la scienza. Io quando l'ho vista quella scena mi sono proprio incazzato, ho detto questo è sbagliato, cioè nella scienza non puoi fare campione 1, campione 2 e far vedere che uno pesa di più dell'altro, perché è stupido, cioè dovresti farlo 150.000 rane da una parte, altrettante dall'altra, fai la media pesata e guardi. Dopodiché, oltretutto, voglio essere sicuro che tu le due rane le nutri te uguali, con lo stesso standard, con lo stesso modello. Voglio no che mi fai vedere la rana a favore di telecamera mentre la pesi, cioè è ridicolo, ok? Io ho un ultimo argomento che volevo di cui volevo discutere, solo perché è molto interessante, perché passa un po' tra la biologia e poi l'argomento insomma di cui io parlo spesso, anche se poi non sono un neuroscienziato, cosa che ripeterò all'infinito, che è il discorso dell'optogenetica. Tu ne hai parlato in un episodio, io l'avevo ancora visto dalle tue storie su Instagram, e niente, volevo che ci spiegassi un po' cosa c'è, cioè, questa particolarità, questo modo di andare, questa tecnica, che è una figata assurda, però davvero, nel senso, è una tecnica complessa in ambito neuroscientifico che sta in parte aiutando moltissimo le neuroscienze a studiare le interazioni tra i neuroni o i singoli neuroni, ok? Questa è la regia ci distrae. L'interazione è una tecnica che permette molto di studiare l'interazione tra i neuroni o singoli neuroni o gruppi di neuroni, e lo fa praticamente potendo anche a volte intervenire, perché ovviamente nella scienza è importante non solo osservare, ma a volte anche ehi, prova a dare uno stimolo, vediamo cosa succede. Questa cosa ovviamente c'è un problema. Adesso voi immaginate com'è che faccio a stimolare dei neuroni. Devo farlo su un cervello spesso probabilmente aperto, di solito di animali. No, lo dico, è una cosa carina, è una cosa ovvia da dire, però capite che questo è già un problema dirlo in pubblico. Si può fare tantissimi modi. Negli ultimi decine di anni il modo principale per stimolare il cervello, osservarlo, è stato cercare di dare degli impulsi elettromagnetici, o osservare impulsi elettromagnetici, o osservare differenze nel campo magnetico in vari modi, anche dando degli isotopi radioattivi. Tutto molto complesso. Okay? Qua abbiamo perso metà dell'audio. Esatto. Su isotopi. Hai visto la mia faccia da pesce lesso? Ci sono tantissimi modi, ma negli ultimi anni si è sviluppata questa tecnica che è davvero pazzesca, che riassumo con un periodo che è davvero complesso. Si può inserire una proteina di un gruppo di batteri,
ok, o sì, di batteri foto che vengono stimolati dalla luce all'interno di alcuni dei neuroni attraverso un virus. Quindi io prendo il virus, gli metto dentro il DNA o che porta questa proteina che viene inserita nei neuroni, che se viene stimolata dalla luce fa aprire dei canali che può far attivare più o meno i neuroni. Come si compra? Non si può comprare. Ma tu hai il problema dei neuroni, non della, cioè, della quantità. Ah no, ma non è che è una cosa che ti può aiutare, perché dipende che neuroni infetti. Quindi tu immaginati di infettare, per esempio, i neuroni che stimolano la produzione di dopamina. Tu decidi di infettare proprio quelli. Lo puoi fare aiutandoti con quale virus selezioni, perché alcuni virus riescono a infettare più o meno alcuni gruppi cellulari, poi non è detto, oppure dove inietti questi virus, ok? Io posso decidere di stimolare in un certo modo certi neuroni, e oppure posso fare in modo che anche infettare tutti i neuroni, ma poi fare in modo che la proteina si esprima soltanto in alcuni gruppi di neuroni, quindi per esempio quelli che sono associati alla dopamina. A quel punto io posso fare una cosa pazzesca, illuminando i neuroni, attivarli. E voi direte, ok, ma perché? Perché noi siamo bravissimi ormai a modulare la luce. Possiamo farlo con una precisione, con dei micro laser, con dei micro LED, in modo davvero molto, arrivando al singolo neurone, e a quel punto tu puoi letteralmente imitare cose. Uno studio di quest'estate pazzesco ha imitato il tipo di informazione che arrivava a un certo gruppo di neuroni, che gli arrivava quando ascoltava il canto. Quindi voi immaginatevi dei neuroni che si accendono e si spengono, e quella era l'informazione che gli arrivava quando arrivava il canto. Okay? Senza il canto, ovviamente. Senza il canto, e già questa con una modulazione proprio a livello temporale, spaziale, che solo la luce può permetterlo. Cioè se avesse fatto con scosse elettriche non si sarebbe mai riusciti a fare. Ok? E questa cosa per esempio è stata utilissima, perché ha mostrato che questo tipo di segnale era... la risposta che avevano gli uccelli era coerente con quella che avevano quando magari sentivano il canto, e quindi magari poi loro modificavano il modo che cantavano perché avevano imparato come se avessero sentito un altro uccello cantare, ma loro non hanno mai sentito un uccello cantare, hanno praticamente gli è arrivata l'informazione in un altro modo, quindi per via optogenetica. Ma quindi è possibile, ultima domanda, lo giuro, è possibile ipotizzare da un punto di vista di tecnologie di visualizzazione, penso alla realtà virtuale o comunque tutto quello che viene definito come sistema immersivo, la possibilità in un futuro più o meno prossimo di indurre per esempio degli ambienti non esistenti attraverso questo tipo di stimolazione? Io che domanda. No, cioè invece che metterti addosso un cassetto, scusa. Allora, sugli esseri umani questa cosa ha dei problemi etici enormi, perché dovremmo aprirti il cranio, dovremmo infettarti con dei virus. John è prontissimo questa cosa. Dovremmo infettarti, cioè poi in realtà basterebbe un buco, cioè nel senso, però. E dai, un attimo. No, quindi cioè è una cosa che sugli umani non. No, peccato. No, però è utilissimo per studiare, quindi io studio, capisco alcuni pattern neuronali semplicemente illuminandoli o no, vedo cosa succede, e questo può aiutare delle strade enormi per aiutare alcune malattie a essere curate. Quindi è una cosa pazzesca ed è nata perché qualcuno ha detto, oh, guarda questa proteina di questo e mi pensate fare il regista? Oggi infettiamo dei neuroni. Tornando a Netflix, potresti fare, non so, ho un trama. Ok, e a questo punto ci resta un'ultima cosa da dire prima di salutarci, che sono i tuoi contatti social, cioè ma chi ci ascolta e chi ci guarda, come ti recupera? Anche, perché hai fatto un bel po' di video riguardante un bel po' delle cose che hai detto oggi, quindi presumo che molti possono essere interessati a vedere. A casa. Soprattutto per chi ci sta ascoltando via Spotify, capito? La barra qui in cima, c'è gente che starà facendo un incidente mentre non guardate il cruscotto, non c'è nessuna barra lì. Passami alcuni link, via. Lo spaccio. Perfetto. Instagram? Anche. Entropy for life, facile. Ok. Bene. Ok, dai, va bene. Quindi ok, ringraziamo Giacomo Entropy for Life. Grazie mille, grazie a tutti per averci ascoltati, e alla prossima. Ciao.